Angelo, facciamo un breve passo indietro. Peccato per la stagione scorsa, perché avevate tutti i record societari in mano. Peccato davvero, perché la stagione scorsa mai e poi mai si poteva immaginare un'escalation in quella maniera, finire così come hanno chiuso il campionato in testa alla classifica, avere acquisito sul campo la partecipazione alla Coppa Italia, aver sostenuto anche delle spese per la Coppa Italia, perché francamente noi eravamo pronti a giocarla. E peccato, rimane un po' d'amaro in bocca, però non deve farci dimenticare la bellissima stagione e il divertimento dei ragazzi e del pubblico di Saminato a vedere appunto i risultati ottenuti. E allora, con molto ottimismo, e il riferimento va all'emergenza sanitaria, ci si appresta ad affrontare la prossima? Ci si appresta ad affrontare la prossima. Ottimismo è una parola un po' grossa, perché sinceramente c'è ancora tanta perplessità, un po' di scetticismo intorno. Il giro di boa è senz'altro dato dalla ripartenza delle scuole, e poi se non succede dei disastri, bene, siamo pronti a giocare la prossima stagione. Abbiamo mantenuto l'organico quasi per intero, quindi c'è solo tre nuove facce all'interno della squadra. L'obiettivo però rimane sempre il solito, mantenere la categoria e poi divertirsi. Da un punto di vista societario siete state fra le prime a muovervi, quindi insomma questa conferma della stabilità della società. Sì, siamo stati i primi a muoversi, abbiamo avuto la conferma di aziende vicine a noi. Non nego che la difficoltà c'è sul mercato, quindi mi auguro che questa situazione vada a evolversi nel migliore dei modi. Un po' di preoccupazione c'è, soprattutto anche per le categorie giovanili e per il mini basket, settore che ora come ora è quello più danneggiato in questo momento. A volte chiedo: a fine stagione saresti contento se? Questa volta chiedo: a inizio stagione saresti contento se? A inizio stagione sarei contento se vengano date tutte le conferme che abbiamo in ponte, se il campionato ce lo fanno iniziare, se ce lo fanno terminare, se ci divertiamo come negli anni passati, si può dire che no, è un'ottima stagione.